Renato Bruson a Parma fino al 25 gennaio 2015. L'esposizione propone 70 opere appartenenti all'arte pittorica italiana a cavallo tra il XIX e il XX secolo, di artisti come Boldini, Fattori, Lega, Segantini, Signorini e vedutisti veneti dell'Ottocento. Invece, parlando di musica, mi devo mettere assolutamente gli occhiali perché devo leggere questi due avvenimenti importanti che sono Bologna Jazz Festival, la Bologna Ferrara fino al 22 di novembre. C'è una grande artista che io preferisco veramente tantissimo, di Bridgewater, da non perdere assolutamente. In questo sono appunto tra i nomi in cartellone al festival, appunto questo Bologna Jazz Festival con Bill Frisell, poi Charles Lloyd e tanti altri, ma ovviamente anche di Bridgewater, per cui Bologna Jazz Festival tra Bologna e Ferrara fino al 22 di novembre. Poi c'è un'altra manifestazione che si chiama Ferrara in Jazz, per cui una città dedicata alla musica. Ferrara Jazz, appunto l'1, il 3, il 7, l'8, il 10, il 14 e il 15 di novembre, per cui date per ogni gusto, per cui dall'1 al 15 di novembre prosegue la programmazione incentrata sulla musica afroamericana in tutte le sue eccezioni, con artisti come Hurricane, poi Hank Banking, John Taylor, Steve Kuhn e John Amberbroyd, per cui veramente tanti tanti artisti per questo Ferrara in Jazz. Mentre Accento? Accento sta per partire la stagione teatrale, ne parleremo. Vedi che c'è qualcosa che succede, oltre al fatto che succedono sempre incidenti a Accento, ma comunque c'è anche della musica, no? No, c'è tanta musica. Accento di Ferrara, anche se il teatro, fuori regione. Anche se il teatro purtroppo è ancora inagibile dopo il terremoto e i lavori per la sua ristrutturazione partiranno col prossimo anno, abbiamo ancora comunque l'auditorium Pandurera, all'interno del quale viene realizzata la stagione teatrale 2014-2015. Mi hai colto un po' di sorpresa, altrimenti portavo il programma con me, adesso non ricordo. Lo possiamo dire anche la prossima settimana. Lo possiamo comunque riprendere perché partirà appunto la prossima settimana, perciò magari parliamo del primo appuntamento. Quest'anno in cartellone, vado così a memoria, ci sono molti nomi importanti, la stagione è sicuramente prestigiosa anche perché rientra in un circuito con i teatri limitrofi, quindi ci sarà possibilità per chi ha voglia di andare a teatro di avere un biglietto col quale può andare in vari teatri. Bella questa cosa. Comunque la prossima settimana avremo modo, insomma, di dirvi anche che cosa c'è di particolare, certo, in cartellone. Non ci sono più scuse per stare a casa, tra sagre, musica, teatro, chi vuole stare in casa e le mostre, lo vuole a tutti i costi. Tra l'altro approfitto per ricordare che Accento, alla partecipanza agraria di Cento, è ancora in svolgimento, si chiuderà domenica, la mostra 140 anni di stampa locale, organizzata dal Circolo della Stampa di Cento. È proprio un momento per ripercorrere 140 anni di stampa. Pensate che Accento è stato un caso nazionale, Cento, perché ci sono stati dei periodi in cui c'erano ben 22 mensili free press nelle edicole contemporaneamente, un patrimonio enorme. Bellissimo. Vale la pena visitarla. E come avete sentito, insomma, oggi veramente siamo partiti con un sacco di cose, vedi, ho tanta voglia, poi dopo ti viene da raccontare un sacco di eventi, di cose, anche cose particolari come quelle che succederanno appunto, che succedono a Cento ma anche in tutta Italia. Vedo che stai ancora con un foglietto in mano, perché presumo, deduco che devi ancora dire. Sì, perché c'è un'altra mostra, sì. Giovanni Gozzadini e la scoperta del Villanoviano a Castenaso fino al 2 giugno 2015, i primi reperti dell'antica civiltà villanoviana scoperti nell'Ottocento dal conte Gozzadini. Bene. Tornano nel luogo del ritrovamento per una mostra che li vede affiancati le novità rinvenute negli ultimi anni. Ecco, come avete potuto sentire, praticamente veramente tanti eventi, e questa cosa, insomma, questa abitudine la riprenderemo, sarà una consuetudine di questo appuntamento appunto del venerdì, insomma ci piace
andare a vedere, scoprire posti nuovi, tanto tutte queste manifestazioni, sagre, mostre, si tengono tutti dopo mezzogiorno, al momento in cui finisce la nostra trasmissione, per cui li invitiamo ad uscire ma dopo mezzogiorno. Certo, no? Certamente. Sì, Giuliano, sì. Invece a Cento, visto che tu sei il direttore di ariacentese.com, in questa settimana cosa è successo di particolare, oltre ai vari incidenti? Beh, no, a parte gli incidenti, non abbiamo avuto incidenti fortunatamente, abbiamo avuto una fuga di gas, tanto per stare in tema, che ha creato un minimo di preoccupazione, ma comunque noi abbiamo fortunatamente personale molto qualificato rientrato immediatamente, tra l'altro proprio vicino al campo da golf. L'evento secondo me più importante che si è tenuto questa settimana. Non so se ho letto male, ma c'era qualcuno che compiva gli anni. Una cosa che può essere, con 100 anni, non so. Erano 111. Sì, 111. 111 anni. 111, sì. Ma a 100? Sì, 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 una signora di 100. Ah, sì. Una centese che ha compiuto 111. Come si chiama? Te la ricordo? Non ricordo assolutamente. Non ricordo. Sarebbe bello, però. Mi sembrava un nonnino. Era una nonna. Ho letto così velocemente questa notizia particolare di 111 anni. Sono veramente tanti. Però la cosa che tengo a dire, perché l'abbiamo organizzata noi come Circolo della Stampa, ieri l'altro sera abbiamo organizzato una serata dal titolo Una luce nel buio, dedicata ai non vedenti. Ah. Avevamo con noi i presidenti provinciali dell'Associazione Non Vedenti di Ferrara e di Bologna e un ragazzino di 9 anni che ha letto appositamente per il pubblico il Braille. Quindi abbiamo ripercorso un po' tutta la storia dalla fine dell'Ottocento ad oggi di questa particolare scrittura che ha consentito a chi non vede appunto di lanciare una luce nel buio. È stata una serata veramente molto bella, molto interessante, dove abbiamo scoperto anche che i ciechi possono utilizzare l'iPad, possono utilizzare l'iPhone, utilizzare tutte le tecnologie. La tecnologia a loro favore, nonostante un handicap veramente molto, molto grave. Sì, in effetti molte aziende nel settore tipo per quanto riguarda le comunicazioni o quant'altro, addirittura i primi prototipi quando studiano un nuovo telefonino o quant'altro, leggevo che addirittura preparano prima l'edizione per quanto riguarda sia i programmi, le impostazioni per le persone appunto non vedenti, e poi dopo fanno la versione ovviamente per le persone che non hanno questa disabilità, per cui le aziende hanno questo, come dire, fortunatamente insomma, questa attenzione verso i non vedenti. Tu pensa alla sensibilità che hanno i produttori, appunto i grandi produttori come la Apple e la Samsung e anche altre case importanti, le due filosofie, quella dell'iPhone e quella dell'Android, già, io non lo sapevo questo, già all'interno dei nuovi smartphone è già presente l'applicazione per poter appunto utilizzare per i non vedenti, non c'è bisogno di scaricare nulla, esiste già nativa. Sì, sì. In effetti le leggevo appunto che pescano prima o comunque fanno questi progetti, sono tutti improntati su quello che è il discorso dei non vedenti, e poi il resto praticamente viene sviluppato per le persone che chiaramente hanno questa disabilità. Adesso noi ci guardiamo un video sempre degli anni 80, Mattia Bazar, secondo te con che cosa, Angela? Mamma mia, non so. No, mamma mia no. Quello è Yamba. Mattia Bazar.